Nei prossimi giorni, come da tradizione, partiremo con la nostra carriera ufficiale, quella annuale che ci accompagnerà per diversi mesi, immagino. Ma prima di farlo, per testare un po' la tenuta della modalità carriera allenatore di quest'anno, ho pensato bene di provare una cosa per me nuova, una 4-year challenge. Ma avrei mai potuto usare un format come questo? Senza chiamare in causa, senza richiedere la benedizione del maestro delle 4 Years Challenge, ovvero il mio amico Menzo? Ovviamente no! Quindi la squadra la sceglie lui. Oggi con grande onore sono qui a scegliere la squadra per la prima 4-year challenge di Falco. E caro amico, tu non sai in che merdone ti sei inserito, perché la 4-year challenge è un tunnel da quale si fa fatica ad uscire, ma ti può regalare veramente grandi soddisfazioni. Soliti tre click schermantici per la scelta casuale della squadra. Al primo click si va in Francia, al secondo click si va in Messico, al terzo click si va in Spagna, Real Betis. Ma ti è andata di lusso, ma che bucino che c'hai! Davide, ti faccio il mio in bocca al lupo per questa tua 4-year challenge. Spero di averti portato fortuna, ma penso proprio di sì, guarda che squadra! Ringraziando Menzo, ci tengo a sottolineare e a ricordarvi di fare un salto da lui non solo per le sue straordinarie 4 Years Challenge, ce ne sono tantissime di splendide, ma anche per tutti gli altri contenuti che fa. Tra i creator di FIFA e di calcio in generale, ragazzi, è sicuramente uno dei migliori, ma non ve lo devo dire certo io. Detto ciò, partiamo con sto Betis e vediamo come va. Allora, l'obiettivo di questa 4 Years Challenge, più che avere successo nella 4 Years Challenge, è di valutare un po' come tiene la carriera in FIFA 23 con una modalità così impegnativa, andando a lavorare sul mercato, vedendo un po' anche la bontà delle simulazioni per capire. E io non posso non farla con un altro maestro, che è il maestro Giampaolo. Qui, che tra l'altro somigliantissimo, somigliantissimo al maestro Giampaolo, come vedete. Bene, andiamo con lui, andiamo con lui. Al Betis ci è andata di lusso, ragazzi, col Betis, devo dire, mai avrei pensato che io già temevo che Menzo mi mandasse chissà dove. Invece un Betis che parte con un bel budget e credo una gran bella squadra. Quest'anno mettiamo estrema, se mai ci fosse una finale di Champions da giocare. 4 minuti, lasciamo tutto com'è e andiamo avanti. Allora, è la mia prima 4-year challenge. Sono un fruitore di quelle di Menzo, ma non ne ho mai fatta una. Bienvenidos y bienvenidas al Benito Villamarín. Es un placer presentarles a nuestro nuevo manager. È il maestro! E sta qui! Giampaolo! Bene. Allora, facciamoci la coppa. Allora, intanto partirei dalla cosa più basilare, la squadra. Oh, allora noi siamo con una squadra che sembra abbastanza nutrita. Allora, tre portieri. Silva, c'è il vecchio bravo, 39 anni, ma un anno ce lo fa come vice, che va piuttosto bene. Poi abbiamo Moreno, che è un 80, e Miranda. La catena di sinistra è abbastanza tranquilla. In difesa, Pezzella, Edgar, Luis Felipe, vecchio cuore laziale. E Victor Ruiz, in difesa magari possiamo andare a lavorare un po'. Terzino destro, Montoya e Sabalì e Delgado. Allora, dobbiamo liberarci un po'. Io credo che la catena di destra richieda qualche cambio. Poi, CDC, Guido Rodriguez, Guardado, 35enne, prossimo al ritiro. William Carvalho, il vecchio Willy può dare. Akoku, Juanmi. Ma già sono finiti i centrocampisti. Qua dobbiamo andare a mettere qualcuno. Poi abbiamo Juanmi, Juan Cruz, Camarasa, Marcena, Fekir, tanta roba. A destra abbiamo Robert in prestito, Lainez in prestito, Lara, Rui Bal, Rodri, Luis Enrique, Joaquin, vecchio quarantenne ormai. Joaquin, che si sa per ritirare, ma come alternativa ci sta Canales, capitano, diciamo la punta di diamante di questa squadra. Loren, Morillo, William José, Borja Iglesias e Raul Garcia. Allora, c'è un sacco di gente da vendere, ma proprio tanta, e andrei a lavorare su questa rosa qui, su questa formazione qui.
onestamente. Ci servono, intanto mettiamo Luis Felipe dentro e Ruiz. Ci servono un terzino destro per forza, un CDC per forza e un ES per forza. Per il resto vediamo il budget a disposizione, sono 25 milioni, ma possiamo secondo me aumentarlo tanto con diverse cessioni. Andiamo ad alleggerire. Allora, io intanto per dare un po' di sostanza a una difesa che ha bisogno di un leader partirei con Sergio Ramos. Lo riportiamo a casa con 6 milioni circa, stando alle indicazioni, secondo me può dare in termini di simulazione e anche un po' di crescita dei giovani, qualcosa in più, vediamo se ci riusciamo. Con 6 milioni e la rivendita al 15, che per un 36enne è praticamente una presa per i fondelli, Sergio Ramos sembra destinato a venire da noi. Cruciale va benissimo, 2 anni va benissimo, altro che a fine anno ce ne andremo, va benissimo, terza la clausola e lui prende attualmente 75 al Paris Saint Germain, gli offriamo 80 e 100 e credo che per lui possano bastare. Benissimo, abbiamo anche esagerato e c'è una prima sequenza, il buon Sergio torna in Spagna. Si presenta con Fekir, si presenta con questo che non so che cazzo la sia. Qui si verifica che la connessione atletica sia ancora decente. Regna il silenzio. Nessuno preferisce... Però i tatuaggi mi sembra che siano tutti giusti. Sergio con la 20. Un acquisto più per le magliette che per... Però il suo 84, che scenderà tipo a 81 entro fine stagione, ma comunque superiore rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Valutazione della trattativa C, perché quest'anno, come ben sapete, c'è un discorso di valutazione delle trattative. E a questo punto lo inseriamo immediatamente al posto di Ruiz come titolare. Adesso ci mancano il terzino, ma io ho già in mente una conoscenza italiana, e poi centrocampista ed esterno sinistro, e poi ci faremo basta i soldi, a meno che non ci dovessero essere grosse cessioni, ma vedremo. Ragazzi, stanno arrivando una marea di offerte, mai così tante ne ho viste, per i nostri talenti migliori le ho rifiutate praticamente tutte, ma anche per la panca qualcosina si inizia a muovere. E c'è la prima cessione ufficiale. Sembra che stanno portando uno al patibolo. Fascia da funerale. Le comparse in sala d'aspetto. È un arrivederci. Non è un addio. Finisce così? Ma sembriamo due buttafuori che stanno portando via uno molesto. Andò così. Rui Bala all'Hoffenheim per 5 milioni ci permette di rafforzare un po'. Avremmo potuto avere 1,9 milioni in più se avessimo spinto, ma non ci interessa. Serve una rosa più profonda, dice il nostro assistente. Fekir può giocare in questa zona di campo in caso di necessità. Vabbè, ma non abbiamo bisogno di queste indicazioni. Adesso abbiamo tutto chiaro. Attenzione alle stelle. Allora, stiamo provando uno scambio con la Juventus per prendere Cuadrado, che è sicuramente più pronto di Sabalì, ma l'avrei voluto tenere come alternativa a Sabalì. Non credo si possa fare meglio di così, quindi va bene. Ci permette di rafforzare un po' quella posizione di campo con un uomo già pronto che sicuramente perderà dei punti overall durante l'anno, ma che in questa fase può ancora tenere. Lo mettiamo come cruciale, proviamo a portarlo via per un centinaio senza clausola. Juanito, senza clausola. Gli diamo un centino e gli diamo un cinquantino qui. Va benissimo. Eppure Cuadrado arriva tutta la diridera della presentazione. Sabalì e 4,7 milioni per Cuadrado. È una trattativa delicata che va bene nell'ottica appunto della Foreigners Challenge, perché ci serve gente pronta adesso.
Quadrado subito titolare e va bene così. Allora, adesso ci manca un centrocampista centrale forte e, un esterno sinistro di livello. La nostra primavera offre frutta e verdura in quantità. Ragazzi, non ce n'è mezzo che abbia un potenziale abnorme su cui lavorare nell'immediato. Che ansia. È arrivata un'offerta per Pezzella di 9 milioni e 2. 31enne, è un 77, possiamo rafforzare con un altro nobile decaduto. Di una certa età, secondo me, ma se va in porto questa cessione, arriva. È arrivata un'offerta di 20 milioni per Willy Carvalho. Una cifra importante, ma che credo che potremmo provare ad alzare per reinvestirla su qualcuno di più promettente. Ci proviamo. 24 milioni accettati dall'Arsenal subito. Questi ho in mente di usarli per un bel giocatore che crescerà tanto, secondo me. Pezzella è uscito, 9 milioni e 2 all'Espagnol. Adesso arriva il grande colpo. Attenzione, andiamo a ricreare la coppia d'oro. Gerard Piqué e Sergio Ramos, una coppia vecchia come... Hanno lo stesso agente, peraltro, sembrerebbe. Dopo la storia con Shakira, vuole andare via da Barcellona, vuole accasarsi altrove. Accetta anche 4 soldi come stipendio, il bonus d'ingaggio è bello importante, ma è arrivato. Ma è arrivato. Abbiamo una difesa vecchia, molto vecchia a dire la verità, vecchissima, fanno tipo 80 anni in due. Ma ragazzi, di sicura affidabilità. 2,83, Ramos già ha perso un po', ma partiamo in maniera assolutamente degna per il momento, anche se sarà dura, perché adesso manca soprattutto il terzino, quello mi preoccupa tanto. La lista svincolati offre un interessante esterno sinistro, messicano, 24enne, non è sicuramente un giocatore che con cui possiamo partire titolari, ma durante l'anno potrebbe crescere al punto da ritagliarsi un ruolo. Vediamo se riusciamo a portarlo via per un prezzo decente, anche perché i soldi sono pochi e quindi siamo costretti a fare di necessità virtù. Lui accetta subito, entra nel gruppo, la valutazione dovrebbe essere buona perché non l'abbiamo praticamente pagato. Assolutamente, una... Benissimo, allora a questo punto abbiamo un'alternativa a sinistra che ci dà sicuramente un po' più di sicurezza rispetto a un vecchio Joaquin che, per quanto insomma faccia ben sperare, ormai ha un'età, quindi diciamo che siamo abbastanza tranquilli. Mancherebbe questo CDC per completare un po' l'opera, ce la faremo? Prima uscita ufficiale col Francoforte, vediamo la squadra se tiene il campo. Sì, la tiene, una vittoria che fa ben sperare, ma è solo l'inizio. Oh, Willy Carvalho esce, 24 milioni dall'Arsenal, una cessione dolorosa ma che possiamo recuperare molto molto rapidamente. In attesa di scoprire chi sarà a sostituire Willy, altra partita, simulazione veloce anche qua, vediamo la squadra come tiene, vince anche questa. Per adesso nel precampionato ci siamo. Allora, trattativa complicatissima, quella di Fran Beltran. Siamo riusciti a portarlo via per circa 11 milioni, ma ci abbiamo dovuto mettere il nostro terzino sinistro di riserva. Quindi tosta, perché adesso è vero, andiamo a risparmiare parecchio sull'acquisto del nuovo centrocampista. Ma abbiamo un problema serissimo da colmare. Ci riusciremo? Spero di sì. Spero di sì. Perché è molto delicata. È molto delicata come trattativa. Juan Miranda più 11 milioni. Per un giocatore di grande prospettiva. Ma dovrà farsi valere. Dovrà farsi valere. Non sarà affatto scontata. Perché adesso Moreno di fatto non ha un'alternativa. Ennesima amichevole con volti nuovi adesso. Vediamo Beltran come se la cava nella sua prima uscita. E ennesima vittoria, doppietta di Juanmi addirittura. E qui ragazzi diciamo che andiamo verso un po'
un discorso di chiusura del mercato, anche se qualche sorpresa deve ancora esserci. È arrivata un'offerta interessante del nostro portiere, un 28enne con 80. Se riusciamo a strappare 30 milioni si può cedere, perché li andremo a reinvestire subito, ma sarà dura. Provalo con Kevin Schade, che non so chi cazzarola sia, e quindi controfferta, nuovi scambio, possiamo scendere a 29. Ma dobbiamo monetizzare, i soldi andranno spesi. Ci riprovano con Kevin Schade ancora, ma non ci interessa, rinegoziamo, possiamo scendere a 27, è il massimo che si possa fare. Li hanno accettati, ragazzi, serve anche un portiere, è arrivata anche un'offerta per Akoku, 4 milioni, tutti maledetti e subito, ci sono già alternative, ma dobbiamo lavorare in fretta. Rui Silva, il portiere ci lascia, ma stiamo già lavorando sulle alternative, 27 milioni, valutazione B. Claudio Bravo per adesso è il nostro titolare, siamo messi malissimo. Ci lascia anche Akoku, 4 milioni, che si aggiungono a un tesoretto ormai ricchissimo, ma che dobbiamo spendere rapidamente. Ragazzi, triplo colpo, è arrivato Bunu in porta a 26 milioni, un milione in meno di quello che abbiamo incassato per la cessione del precedente. È arrivato Soppi a destra, che adesso cerchiamo di adattare a sinistra. Questa è una scommessa pura e semplice, ed è arrivato Etienne Capoue a centrocampo per eventualmente dare il cambio a Beltran in mediana. Sono tutti investimenti per rafforzare un po' la panca e nulla più. Adesso però la chicca sarebbe una bella punta. Ragazzi, prima di campionato è il momento della verità. Cercheremo di capire questa squadra dove potrà arrivare. Già da questa prima partita vediamo. Si perde col Valladolid la prima, non sta iniziando bene questo percorso, ma è ancora lunga. Signori, serviva un colpo d'effetto per risollevare un po' le sorti di questa squadra, e chi meglio di Dries Mertens, pronto ora, subito, carichissimo, abbandonato in Galatasaray in un attimo per raggiungerci e per svoltarci la stagione. Ci riuscirà? Faremo in modo che sia così. L'arrivo di Dries impone un cambio di modulo. 3-3 quartisti e una sola punta con due mediani. Dovrebbe darci una svolta. Lo farà, lo scopriremo a brevissimo, con il Barcellona. Subito, subito, così, per risollevarci. Una squadra fortissima, una delle peggiori da incontrare adesso, che siamo ancora un po' in sviluppo, ma così è e così accettiamo. E si perde 3-1, purtroppo un inizio abbastanza doloroso per il Betis, che ormai senza cessioni non può più investire, ma che deve risollevarsi per forza. Purtroppo il mercato è fermo, il Betis è costretto ad andare a giocare un'altra partita, che questa viene vinta, gol di Capoue, Fekir e Cuadrado per i primi 3 punti di un Betis in difficoltà, ma non certo ancora morto. Ragazzi, il mercato è drammaticamente chiuso, la rosa è questa, non ci resta che scoprire che cosa accadrà. Abbiamo fatto quello che si poteva, non con poche difficoltà, ma adesso in un girone, tra l'altro, che ci vede impegnati con la Roma, direi di andare ai primi di gennaio per vedere un po' cosa accadrà qui. Squadra che sta seminando vittorie, a parte con Real Madrid, in maniera incredibile, sia in campionato che in Coppa. Sono veramente affascinato dal percorso che sta facendo questa squadra, che sembra ben superiore alle aspettative. Un Betis quasi, quasi eroico in alcuni frangenti della stagione. Ma il momento della verità è adesso. È adesso il momento della verità. Scopriamo come siamo messi. Quinti in classifica, a 2 punti dalla zona Champions, però non male. La squadra sta rendendo, vediamo le statistiche prima. Fekir miglior realizzatore con Borja Iglesias a 11, Canales a 6, Cuadrado 3. Il nostro Mertens sta deludendo drammaticamente. Ma quante presenze ha fatto, Dries? Dove sei, Dries? Non dirmi che ti sei fatto male. -2. Sta bene, ma non gioca.
15 presenze, no, le ha giocate, 3 assist. Pessimo investimento per adesso. Pessimo investimento. Soppi ne ha presi già 2 di punti. Ramos ne ha persi 2, Piqué anche. Luis Felipe ne ha preso 1. Victor Ruiz ne ha persi 2. Edgar Cuadrado ne ha già persi, diciamo, e questi investimenti sui vecchi sembrano non pagare granché, almeno in questa fase. Capoue ne ha persi già 4. Drammatico. Fekir ne ha preso 1, Canales ha preso 1. Dunque. È dura, ragazzi. Tanto Vega doveva passare a COC, cosa che fa solo adesso, perché in automatico non succede. Drammaticamente pure Canales doveva passare a COC, ma lo fa adesso prendendo un punto in più di overall. Questa è una cosa che mi spiazza un po'. Non passano da soli, bisogna metterci la manina. Dobbiamo metterci anche qui la manina su Driss per portarla a 82. Che sia questo che ci ha in qualche modo condizionato. Anche Rodri prende 3 punti andando in COC. Chissà che adesso non parta un nuovo corso per la squadra. Sarebbe interessante, eh? Sarebbe molto interessante. Comunque Beltran è cresciuto, ma meno di quanto avrei immaginato. Mentre per quanto riguarda l'Europa, Coppa di Spagna, donde estamos? Ancora non tocca a noi. L'Europa League ci vede. Intanto siamo passati come primi del girone. Una sconfitta sola. Turno preliminare, stiamo con... Ah già! Noi non siamo al turno preliminare, siamo più avanti. Ragazzi, io direi che in questo momento, avendo noi una rosa che io non mi sento di andare a toccare minimamente, andrei subito alla fine della stagione per scoprire che cosa accadrà. E ho paura, lo devo dire, un po' sì. Andiamo al 22 maggio e preghiamo, perché sarà durissima. Intanto c'è la Supercoppa col Barça. Alta vittoria in campionato. Supercoppa strapersa. Barcellona che ci massacra ogni volta che ci capita sotto. E l'abbiamo risentito subito in campionato. Ma ci siamo ripresi. Partita di Coppa di Spagna, vinta ai rigori. Altra volta col Barcellona, persa di nuovo, bestia nera il Barça, troppo forte per noi. Troppo forte, non ce la facciamo. Il campionato però si continua a macinare. Partite su partite, punti su punti. Un pareggio, ma comunque una striscia positiva che continua. Col Celtic in Europa League sarà vittoria con Real Madrid fuori casa. Partita col Celtic 3-0 netto all'andata. 2-2, si passa il turno. Campionato, vittoria, un'altra. Squadra che può ambire a un posto Champions con questo tipo di percorso. Alta vittoria, Europa League. Derby spagnolo, pareggio con l'Atletico. Sconfitta amarissima, siamo passati teoricamente, sì, pareggio col Barça, non lo so se siamo passati, non siamo passati fuori dall'Europa League. Campionato però continua a macinare. 3-0, 3-0, 2-0 e si chiude con un pareggio col Valencia. Allora terzo posto è Champions League, incredibile, questo Betis ci riesce, una marcia trionfale per una squadra a cui onestamente non avevo dato dire, superando pure il Barcellona, non ci posso credere, beh, diamine, allora fatemi vedere un attimino. Coppa di Spagna, vabbè, Barcellona ci ha fatto a pezzi, l'ha vinta Real, scusate, ho sbagliato, noi siamo usciti col Barcellona, quello non si scappa. La Champions League in questa prima stagione, Inter e City, Europa League, Manchester e Monaco, noi siamo usciti, ah no, giusto,
che pareggio. La Sociedad va avanti e la Conference se la giocano Villarreal e PSV. Allora io vorrei vedere un attimino al volissimo com'è andata. Cioè, dov'è che abbiamo fallito? Fekir ha fatto 24 gol, un animale, 11 assist. Iglesias 23 gol su 45 presenze. Canales in questo nuovo ruolo si è preso qualche soddisfazione. Moreno, sorprendentemente, buoni gol. Mertens, un'enorme delusione. Vega qualcosina ha fatto. E vediamo un po' la rosa come si è evoluta nel corso del tempo, anche per capire. Paolo Bruno è cresciuto, Bravo è crollato, Moreno è cresciuto, Soppi ha preso 3 punti nel corso della stagione, Ramos un crollo, Piqué un crollo verticale, Luis Felipe 2 punti, Victor Ruiz, Edgar, Cuadrado ha perso 2 punti, Rodriguez ha preso 1, Beltran 2, Guardado 2, Juanmi 1, Capoeira ha persi 6, che buco nell'acqua enorme! Camarasa ne ha preso 1, Canales ne ha presi 2, Mertens ha perso pure punti, Fekir meraviglioso nonostante un'età non proprio giovanissima, Rodri 4 punti e Iglesias ha preso un punto solo, che però per un giocatore di quell'età non è affatto male. Ora voglio ridere, che incarichi si prospettano? L'Atletico, il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Borussia, il Leverkusen, il Lipsia. Il Real sarebbe la trama. Però non me lo sono ancora meritato, il Real. Non me lo sono ancora meritato, il Real. No. Mi piace molto l'idea di un Bayern arrivato terzo che deve rinascere, di un Borussia arrivato secondo, ma anche di un Lipsia arrivato primo, che ha vinto il campionato in Germania. Sono stuzzicato dal Lipsia, ragazzi, faccio richiesta. Ho fatto richiesta e vediamo che succede, se ce l'accettano. Il Lipsia ci ha accettato! Il Lipsia ci ha accettato e noi voliamo in Germania. Per affrontare un'avventura. Ich möchte Sie herzlich in der Red Bull Arena willkommen heißen. Hier ist unser neuer Trainer. Dopo una meravigliosa qualificazione Champions in Spagna, lascia il Betis e si affaccia all'Lipsia, campione di Germania, per ripetere l'opera. Vediamo la rosa, però, ragazzi. Vediamo la rosa. Allora, il portiere è tanta roba. E ci sono anche delle varie alternative con dei giovani interessanti, ma in questo momento non ci interessano i giovani. Vogliamo gente pronta ora. Raum, Angelinho, che verrà richiamato immediatamente. Torna a casa, Angelinho, ci servi. Poi, il nome celebre, ma non ci interessa. Simakan, Vardiol. Difesa molto buona per adesso, ma si può fare di più. Corta, la difesa corta. Schlager, Ibrahimi, da richiamare. Ottimo potenziale da far lavorare. Ha tanti bei giovani in Lipsia. Moriba, grande Moriba. Henderson, così a buffo, rubato dal Liverpool. Kampl. Ragazzi, questo cresce bene. Saka, Nkunku, 88 già. Novoa, Sorloth, Silva, Hartman, Werner e Poulsen. Allora. Qua bisogna un attimino valutare la situazione. Perché è una bella squadra questa. Questa è una bella squadra. Potremmo farla giocare a due davanti. Dobbiamo farla giocare a due davanti. Con due belli esterni. Saka è tanta roba. Può giocare tranquillamente. Diamine, ho l'imbarazzo della scelta. Angelinho si prende. Ci serve assolutamente un difensore centrale. Di quelli forti, veri. E un medianissimo. Quanti soldi abbiamo?
quanti soldi abbiamo? 87 milioni, ragazzi, si può fare il delirio qua. Si può fare veramente il delirio. Allora, io idealmente vorrei mantenere questa formazione che ci ha dato grandi gioie e individuo come primi punti in cui intervenire un bel CDC e un bel DC. Fatti quelli, possiamo ragionare sul resto, ma si deve partire così. E una mia idea sarebbe quella di portare bastoni alla corte di Giampaolo. Ce la facciamo? Vediamo. Allora, bastoni costa 70 milioni, ma pare che con 50 si potrebbe portare via. Gli offriamo un po' di rivendita. Ce ne chiedono 56 e noi accettiamo di buon grado. Perché si può assolutamente fare. Andremo a definire già la nostra fase difensiva in un attimo, prendendo un assoluto leader in quella posizione che ci potrebbe dare veramente tanto. Ma veramente tanto. 90 e 100. Te bastano? Bravo Alessia! Bravo Alessia! Ci sei piaciuto? Quanto me danno? Non lo so. Bene, Alessandrino tra noi, pronto a subentrare subito. Ah già, arriva, stiamo ancora a mercato aperto. Adesso ci manca un centrocampista e io di nomi ne ho puntati parecchi. Ci sarebbe un Polpo, che ancora trentenne, ci sarebbe un Milinkovic, ma qui servono i soldi. E ci sarebbe uno Zambo, nome un po' esotico se vogliamo, ma alzerebbe il tasso. Per cui vediamo che succede. Intanto andiamo a fine stagione. Beh, sareste felici, mi avete assunto adesso e immagino che siate effettivamente felici di continuare con me. Sono stato qui 2 settimane e basta per adesso. Allora ragazzi, incredibilmente ci hanno mollato 109 milioni oltre quelli della scorsa... Cioè abbiamo consumato il budget della scorsa stagione su bastoni e ci hanno dato altro budget adesso. Ma che bello fottere i soldi così facilmente. Beh, a questo punto vado a pigliarmi Milinkovic di corsa, il sergente alla corte di Giampaolo, è qualcosa che spero di non vedere mai nella mia vita. Andiamo a pagare, anche qui sembra che con un 60 milioni può venire via, senza neanche discutere, Lotito ci caccia a pedate, ma me l'aveva detto il mio agente che non avrei potuto, vabbè, lo potevate di prima. È arrivata un'offertura per Andre Silva, 49 milioni, per di fatto un panchinaro, quindi noi prendiamo i soldi e scappiamo lontani. Milinkovic tentativo numero 2, 70 milioni, 70 milioni e 900, vuol fare il difficile, ma non è un problema, li accettiamo di corsa pur di dare un rinforzo così importante alla squadra con cui secondo me, si può andare assolutamente alla caccia del nuovo Maestro Sciale, assolutamente, ma soprattutto si può anche provare un po' a insidiare la Champions League. Quindi Sergione arriva dopo bastoni e un altro po' di Serie A in questa Bundes. Dammi una A, perché con Milinkovic non accetto. No, ha dato una D, vergogna. Dunque, lo mettiamo solamente qua, lo alleneremo come CDC nell'immediato, affinché è un po' sprecato lontano dalla porta così, ma diamine, è pur sempre Milinkovic. Andre Silva se ne va all'Athletic Bilbao, 50 milioni, che ci, insomma, daranno l'occasione di spendere qualche bel soldino su un attaccante magari anche più forte di Werner. Dura, però ci proviamo ragazzi, un colpo da 90 si può provare per la panca, non lo vuole nessuno in giro per loro. Szoboszlai no, neanche sotto tortura. Saliamo a 35. E se lo vogliono levare di turno con questa facilità, CR7 che mi torna finalmente a fare la Champions, potrebbe essere lui l'uomo in più di questa squadra. Vuole essere cruciale, vabbè, lo capisco. 2 anni.
Senza il suo sogno proibito. Allora, CR7. Io ti confermo lo stesso stipendio che prendi a Manchester con 110 bombette a corredo. E le accetta. E le accetta. E dice che non accetti, vai a fare la Champions. Ti hanno permesso un ruolo come titolare. È un AD, ma noi non ce ne frega niente, perché adesso il titolare è lui. CR7 con Kunku, Szoboszlai e Saka, che si sta allenando per diventare COC perché ha tutto per fare questo ruolo. Dietro Milinkovic con Henderson, che può essere migliorato. Sugli esterni stiamo lavorando a un adattamento di Raum, che possiamo lavorarci, però squadra non perfetta, migliorabile, ma questo CR7 88 ci piace, può dare tanto secondo me in questo momento. Prima uscita col Milan in amichevole, squadra che deve ancora rodarsi un po', infatti perde la prima, ma non importa, il calcio estivo è dei bimbi, non ci interessa, non interessa la stagione quando partirà per davvero. Tanto un'altra uscita, andando via un po' tutta la gente un po' così di contorno, pochi soldi ma giusto per dare un po' più di cassa, una squadra che ne ha bisogno. Altra piccola cessione, Novoa allo Sheffield, 2 milioni, stiamo alleggerendo un po' il monte ingaggi, stiamo accorciando un po' la rosa, vogliamo tanta qualità e poco mucchio. Perché ho messo gioca partita? Resta un mistero, ma non importa. 1-1, non vince questo Lipsia per adesso, ma troverà continuità. Intanto un Jordi Alba selvatico, 14 milioni, giusto per dare un po' più di continuità, un po' più di ricambi. Sugli esterni dove eravamo un po' corti, c'è solamente Angelinho che si sta adattando, peraltro a un ruolo non propriamente suo. Jordi Alba è un 82, ci dà un'alternativa interessante senza alzare troppo però il tasso tecnico. Diciamo che per adesso la squadra necessiterebbe di un rinforzo ulteriore in difesa. Per quanto Gvardiol sia in rampa di lancio meravigliosa, e poi bisogna alleggerire un po' la squadra a centrocampo. Troppi giocatori per ora, troppi. Ultimo precampionato con la Roma e si chiude con un pareggio. Niente, precampionato sfortunato. Squadra che non ingrana, Giampaolo mi fa fatica col tedesco, penso sia quello il problema. Prima partita ufficiale, la Supercoppa di Germania col Bochum, dovremmo conquistarla senza troppa fatica, sarà così? Prima vittoria 3-0, Szoboszlai, Milinkovic, Ronaldo sbaglia un rigore, ma il golletto lo fa lo stesso. Ottimo inizio, primo trofeo per il maestro ufficialmente incamerato. Il Barça prova a sedurci per Nkunku con che sì e 20 milioni. Non so se mandarceli o mandarceli. Henrix si può assolutamente sostituire con qualcuno di migliore. Io accetto di corsa. Il Barça sta pescando parecchio da queste parti. È arrivata un'altra offerta, sempre per giocatori minori però. Ci interessa poco. Hanno pagato la clausola rescissoria di Timo Werner, 67 milioni. Diamine, io interverrei rapidamente per salvarlo, perché non possiamo permetterci di perderlo adesso. Timo non fa scherzi, eh. Timo non fa scherzi, eh. Tratto. Tra un anno e poco. Ok, abbiamo salvato la situazione. Abbiamo salvato la situazione, meno male. Al pelo. Prima partita di campionato, vediamo che succede. 2-2, non inizia benissimo. L'avventura del maestro in Bundes. Ma c'è tempo. Scambio alla pari Tio Moriba. Praticamente alla pari, abbiamo messo 60.000 euro, ma Moriba da noi non avrebbe giocato. Tio può assolutamente crescere all'ombra dei titolari, ci serviva qualche difensore che potesse in qualche modo avere una crescita repentina durante l'anno, spero che sia il suo caso, ne abbiamo drammaticamente bisogno. Volevo investire su qualcuno che potesse assicurare magari qualche cambiamento immediato, potrebbe essere lui. Seconda di Bundes col Colonia, 1-1, altro pareggio, non partiamo benissimo, stenta un po' la squadra.
Il problema era sulla catena di destra, l'abbiamo appena risolto comprando Walker, giocatore subito pronto, subito per la Champions. Siamo carichi, Raum gli farà da panchinaro, ma è un 85 che farà davvero la differenza. Ora, se riuscissimo ad avere un 83 più qui, faremmo veramente un bel salto avanti. Partita col Friburgo, la catena di destra farà la differenza? La fa, Nkunku, i primi 3 punti. Finalmente una vittoria a rete inviolata, peraltro, che ci fa molto molto piacere. Ora tocca semplicemente chiudere il mercato nella maniera migliore possibile. Abbiamo incassato dei soldi che servivano, 13 milioni per Sorloth, che esce dandoci i fondi che servono per l'ultimo tassello, il mediano. Sono arrivati gli spicci che servivano per prendere finalmente il mediano. Mancava pochissimo. Per Partey ci mancavano i soldi per l'ingaggio. Abbiamo consumato tutto il monte ingaggi. Tutto, praticamente tutto, ma è lui il tassello necessario per regalarci. Ne mancano i soldi, non ci posso credere. Non è possibile. Non è possibile. È saltato tutto all'ultimo secondo. Pensavo che i soldi bastassero e invece non bastavano. Non ci posso credere, il panico più totale a poche ore dalla fine del mercato. Tocca, ci mancava il tassello finale, l'amarezza, l'angoscia che potrebbe compromettere tutto. Tutto potrebbe, ma basta cercare Simakan, ma basta cercare. Chi ce danno pure Elanga? Ma che ce devo fare con Elanga? Ma basta con tutti sti... Niente, è finito. La tragedia. La tragedia. Non ci sono più giocatori di un certo tipo sul mercato. Ci manca il mediano. Ci sono 6 ore. Non ci sono soldi per un giocatore di qualità. Non ci sono soldi per un... Non ci sono soldi. Non posso adesso privarmi di lui. Non posso, è amarissima, è terribile, 4 ore, non arrivano offerte, devo fare una magia, signori, ho appena fatto il miracolo, ho appena fatto il miracolo, arriva dal Sassuolo, Alstenberg, più 30 milioni per Malo e Locatelli, chiudiamo così. Con una perla in chiusura. Mamma mia. Mamma mia che incubo. Allora, il mercato è chiuso, non abbiamo più neanche i soldi per le trasferte, ma la rosa è completa. Adesso do un'occhiata insomma, al nostro hub rosa per vedere se c'è qualcuno che deve passare di ruolo e poi andiamo di simulata. Signore, è tutto fatto. Allora, in Champions siamo con la Roma, il LASK, il Porto. E basta, ovviamente. Quindi andrei al 1º gennaio, giusto per fare un po' il punto, ma tanto soldi per il mercato non ne abbiamo più, né voglio spenderne perché la rosa va benissimo così. Quindi vediamo con la Roma, vittoria. Campionato d'alto sta andando discretamente bene, la squadra ha preso ritmo, ha preso ritmo. Tranne che col Bayern, lì il ritmo non si via mai. Vabbè, con le big è un macello, da sempre. Però sembra che i risultati siano più che discreti. Più che discreti. Col Porto in Champions, sconfitta, in attesa. Questa in attesa, devo dire profondamente. Però in Coppa si vince, in campionato anche. Ritorno col Porto, non si sa. Borussia, pareggio. Troppi pareggi in campionato, troppi pareggi. Sto Maestresciale lo vedo complicato questi risultati. Per ora, sconfitta, avevo detto. Con la Roma, pareggio, tutti sti pareggi, ma che cazzarola, sconfitta in Coppa, inspiegabile, vittoria, carburiamo un po' per Diana, vittoria, con l'Eintracht, vittoria, col Wolfsburg, vittoria, dai, dai, dai che si prende il ritmo scudetto, il ritmo maestresciale, ci serve come il pane, su. Allora, com'è la situazione qua?
Com'è la situazione qua? Terzi a 7 punti dal Bayern. Brutta, brutta, brutta. Brutta, brutta. Devo dire, in Coppa di Germania siamo fuori col Bochum. Ridicoli, ridicoli. In Champions abbiamo l'Atletico agli ottavi. Dopo aver dominato il girone, non troppo, ma è dura. Allora, vediamo un po' chi sta rendendo bene in squadra e chi no. Chi no. Statistica, allora, miglior realizzatore della squadra CR7, 18 gol e 2 assist. Segue Szoboszlai e Milinkovic, comunque solamente 8. Forse un po' sprecato come COC, non lo so, però per adesso la situazione è questa. Miglior assist man, Szoboszlai, 6, con Alaba 6, Milinkovic a 4. Diciamo che per adesso Kamp ha perso un po', Ronaldo ha perso un punto solo. Werner ha preso un punticino. Il portiere ha guadagnato, Raum più 2, buono. Angelino è rimasto fermo. Alba ha perso un punto. Tio ha preso già 2. Simakan 1. Guardiol 2. Bastoni 2. Walker meno 1. Locatelli più 1. Schlager 1. Henderson meno 2. Abbiamo fatto bene a prendere qualcun altro. Milinko ci ha preso 2 punti. Un'occhiatina rapida a eventuali cambi di ruolo, che erano alcuni in corso. Lenti, lenti, lenti. E poi... no, non ce ne sono per adesso. Sembrerebbe di no. Via allora, verso nuove mirabolanti avventure. Abbiamo una Champions da conquistare. Riusciamo a giocarmi la finale di Champions? Sta qui alla fine del nostro, della nostra Fortress Challenge. Non ho la più pallida idea. Ma lo scopriremo fra poco, andando al 12 di giugno. Di maggio, che mese era? Non lo so. Comunque, tanto qua il campionato si vede subito. Se si carbura forte, si può sperare. Se no, si può sperare. Una vittoria è arrivata. Borussia. Non si può sperare. Non si può sperare. Dopo quel Borussia in casa. Arriva. Vittoria Wolfsburg. Ci rialziamo subito. Vittoria. Atletico in Champions. Sconfitta netta. Vittoria in campionato. Bayern Monaco in campionato. Vittoria. Fa ben sperare. 3-2 però. Dai. C'è un 2-0 da recuperare in Champions. Non l'abbiamo recuperato. Fuori dalla Champions. Era stato il campionato. Adesso dovrebbe essere un vantaggio per il Meister Schale. Ma vai a capire. I punti dal Bayern sono tanti. Ci hanno esonerato, regà. Ci hanno esonerato. Non ci si crede. Ci hanno esonerato. Ci hanno esonerato. Si riparte dall'Amburgo. L'unica... aiuto. 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 Terribile. Terribile. Questo esito... Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. È stato... sono tornato! La Germania non gli porta bene. La Germania non gli porta affatto bene qua. La Germania non gli porta affatto bene. Allora andiamo a fine stagione un attimo per vedere la situazione un attimo. Andiamo tipo al 28, quindi sono giocate tutte le partite. È stata orribile. È stata orribile. Essere esonerati con quella rosa è uno schiaffo morale. Cioè col Betis, squadra molto più umile, era andato molto meglio tutto con uno squadrone come quello che avevamo. Abbiamo fatto una figura barbina, veramente barbina, inspiegabilmente. Investire su Ronaldo ha spaccato un altro spogliatoio, incredibile ragazzi, incredibile. Allora adesso vediamo un attimino, perché mo sono curioso di vedere un attimino cos'è successo. Cos'è successo? Allora, il campionato lo ha vinto. Il campionato lo ha vinto il Borussia Dortmund. Lipsia terzo. La Coppa di Germania l'ha vinta il Bayer Leverkusen. Poi abbiamo la Champions League, l'ha vinta l'Atletico Madrid sul City.
L'Europa League l'ha vinta il Ben contro la Sociedad. La Conference l'ha vinta lo Stade Rennais contro il Gladbach. È una brutta sorpresa è stata. Non ci sono altri incarichi. Tocca andare di Amburgo, ragazzi. Tocca andare di Amburgo. Che cazzo gli dico io a questi da Amburgo con 23 milioni. Bene, ragazzi, allora, siccome io devo confessare una mala verità. Allora, la Forest Challenge, io appunto, come ben sapete, non l'ho mai fatta. Porca miseria. Io mi levo tanto di cappello e anche al femminile nei confronti di Menzo, perché solo adesso ho capito quanto lavoro ci sia dietro. Io per realizzare queste prime due stagioni sto registrando da 3 ore filate. 1 ora e mezza per il Betis, 1 ora e mezza per l'Ipsia. È un'impresa titanica, tant'è che la seconda parte di questa 4 Years Challenge ce la facciamo la prossima volta, perché non ho concretamente altre 3 ore. Pensavo ci avrei messo molto meno, ma ci vuole un botto. Quindi si ripartirà dall'Amburgo. Io avrò il tempo almeno di studiarmi un po' la situazione. Sarà durissima. Vi lascio con la rosa. Vi lascio con la rosa. Una rosa bellissima in cui il più forte è Vuskovic. È Vuskovic, il talento croato, insieme a Zabarni, il talento ucraino. Che angoscia sta squadra. Abbiamo una squadra decisamente più umile. Dovremmo lavorare tantissimo di osservatori. Tantissimo. Mamma mia che ansia. E tantissimo di fantasia per conquistarci un'ultima panca di rilievo alla quarta stagione per sperare in una Champions. Ci riusciremo? Non lo so, ma ci proviamo.